L'idea è nata grazie all'interessamento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, che lo scorso aprile ha invitato alcune scuole in rappresentanza di tutta la regione a partecipare ad una giornata di formazione al Dynamo Academy a Pistoia. L'Istituto Comprensivo Maggiotti ha avuto il grande onore di essere una delle due scuole in rappresentanza della provincia di Arezzo, per cui io insieme a due insegnanti di sostegno abbiamo partecipato a questa giornata di presentazione del lavoro, del progetto, di tutta l'attività del Dynamo Academy. Siamo rimaste veramente affascinate perché non conoscevamo quella realtà e quindi ne approfitto anche per ringraziare l'impegno l'Ufficio Scolastico Regionale per i progetti di inclusione, e abbiamo subito capito che sarebbe stata un'occasione di formazione fondamentale per tutti i nostri insegnanti di sostegno. E quando si parla di ambiente inclusivo, infatti ci hanno fatto vedere che per esempio nella piscina ci sono solamente rampe di discesa, proprio per un concetto di eguaglianza anche proprio strutturale, architettonica, in modo tale che nessuno si senta a disagio nel dover passare magari da una rampa in discesa piuttosto che da delle scale. E questo è solo un esempio dell'ambiente inclusivo che presentano lì al Dynamo Camp. Dopo questo, abbiamo fatto un'esperienza sia a livello personale che proprio di gruppo insegnanti di sostegno, insieme ad un formatore specifico proprio del Dynamo Academy, che ci ha fatto inizialmente sperimentare un'attività di gruppo con le percussioni, spiegandoci che sono gli strumenti musicali più inclusivi. E poi ci hanno fatto anche sperimentare le sensazioni e le percezioni che si hanno, dovendo stare ad occhi chiusi. Quindi il doversi muovere e anche affidarsi ad una persona che ci guidava nel percorso, quindi facendoci muovere ad occhi chiusi, è stato veramente un'esperienza molto toccante. La possibilità di avere un confronto e di conoscere le realtà del Dynamo Camp, una realtà nazionale importantissima, da 15 anni infatti è l'unica a fare terapia con i ragazzi con disabilità, quindi una terapia ricreativa appunto in un ambiente che attraverso il gioco aiuta appunto ad interagire nel modo più corretto con i bambini con difficoltà. E il fatto che la scuola Maggiotti abbia voluto fare questo percorso formativo specifico appunto per i ragazzi con difficoltà sta a significare l'importanza e l'attenzione che questa scuola dà a tutti i bambini, come giusto che sia, in particolare bambini che hanno delle difficoltà di vario tipo e che devono essere ancora maggiormente supportati. Concretamente ci portiamo prima di tutto il fatto di entrare nell'ambiente di lavoro con un bel sorriso, perché questo è già un incipit alle buone relazioni. E poi l'altra cosa che ci portiamo è prima di tutto una forte motivazione interiore a lavorare con i nostri alunni con disabilità, a proporre modelli inclusivi nelle nostre classi e proprio nella nostra scuola.